L'evento è un evento che cresce con il territorio, una sinergia forte, cioè pensate che quattro serrande vedranno luce. Ecco, io credo che questo sia un bel messaggio, sia un esempio anche concreto di come quando si lavora in una sinergia pubblico con il privato si ottengono forti risultati. Sono quattro realtà tutte legate con il design, quindi un modo per fare anche vedere come si può parlare cioè nella nostra città sul tema del distretto commerciale. Come comune ci è voluto partecipare per l'evento sulla collaborazione sulla parte verde, quindi questo tema verde, installazioni nella nostra città che con il collega Pietro Picciocchi ci è voluto dire che verranno mantenute oltre l'evento. Devo ringraziare il DIDE che ha avuto sia l'idea di partire con la progettualità, ma soprattutto a quelle idee che si rinnovano sempre per una nostra parte del nostro centro storico su cui puntiamo moltissimo. Le tre novità sostanziali dell'anno prossimo, quindi comunque della prossima edizione, saranno quella di aver voluto istituire un tema che sarà il filo conduttore di tutta l'iniziativa e che sarà il green, quindi il verde inteso in tutte le sue accezioni, quindi il verde come natura, ma anche logicamente tutti i temi che attualmente vengono molto dibattuti, e quindi materiali ecosostenibili, riuso, riciclo e quant'altro. Questo sarà quindi l'oggetto di tutti gli allestimenti che il gruppo degli architetti del DIDE sta progettando per il distretto e logicamente anche il tema di tutti i convegni ed eventi che verranno organizzati. La seconda novità, che proprio vuole essere la dimostrazione della crescita che il DIDE ha voluto dal punto di vista qualitativo dell'evento, è quello di aver istituito un comitato scientifico che ci affianca. E la terza è quello di aver istituito un premio che si chiamerà Genova Design Award e che affiancherà la call che è già stata lanciata per tutti gli espositori che vorranno partecipare alla Design Week e che permetterà ai designer, quindi di altre città o di altre nazioni, di partecipare anche sotto forma presentando le loro opere sotto forma di progetto. La Camera di Commercio sostiene convintamente questa seconda edizione della Design Week. Sì, noi abbiamo creduto sin dalla prima edizione di questa iniziativa, abbiamo verificato cosa hanno fatto e secondo noi hanno fatto una cosa di grosso livello, di grande livello, e per questo motivo che ci aspettiamo molto da questa nuova edizione e li sosterremo nel modo migliore possibile proprio perché possono essere incentivate anche a proseguire in questa attività.